L'ipotesi della lottizzazione, che è il piano rimesso all'iniziativa privata, la lottizzazione, che è un piano attuativo, certamente non è un piano in cui si dettano le norme per pianificare che devono essere fatte dagli organismi istituzionali. La lottizzazione, perché il privato presenti la lottizzazione, richiede il concorso del 50% più uno, quindi una società che non è proprietaria dell'intero comparto né della maggioranza dei terreni del comparto, che deve pure dettare le norme attuative, quindi è una facoltà normativa questa, quindi la società di Vega diventa titolare non soltanto di un interesse pro domo sua, ma titolare dell'esercizio di un potere pubblicistico. Qui è il punto fondamentale della vicenda, cioè quel potere pubblicistico che dovrebbe essere esercitato, quando lo esercita, dagli organismi istituzionali, lo esercita in maniera del tutto anomala la SIPE, ponendo delle norme attuative che hanno valore regolamentare, che si applicheranno alla Dipega così come si applicheranno ad altri, diciamo, consociati, diciamo così. È una cosa, in termini fondamentali, mi consente il termine, fuori dalla grazia di Dio. Perché Dipega è chiaro in questa vicenda il potere di condizionamento della Dipega, non solo sugli organismi istituzionali, insisto sulle comunità locali, perché a un certo punto, perché nessuno dei consociati, salvo uno, propone ricorso? Perché da un lato c'è il peso di questo regista che è veramente il dominus di Barcellona, nessuno sarebbe mettersi contro colui che tutti sanno a Barcellona, governa Barcellona, nessuno, ma dall'altro lato c'è l'intelligenza, passatemi il termine, l'intelligenza del dominus di sapere, come dire, portare dalla sua parte gli interessi di questi consociati, tanto è vero che non appena subentra la Dipega alla GDM, i terreni originariamente valutati a 28 euro al metro quadro, che era valore venale, non valore di esproprio, valore venale, poi si applicava la norma di esproprio, arrivano a 85 euro al metro quadro. Quindi c'è la capacità di mettere d'accordo tutti, quindi di evitare un dissenso. Posso fare una domanda? Ma secondo lei questo metodo è unico a Barcellona? O l'abbiamo visto nel 1980 a Gela, a Misceli, a Misiveri? È una copiata! Non mi dia dell'ingenua, perché questa sua domanda farebbe supporre che c'è un'ingenuità di base, cioè sì, il fatto che noi ci siamo occupati di Barcellona. Domani ci occuperemo di altro, ci siamo occupati di Barcellona e abbiamo sentito il dovere civico, scusi se è poco, il dovere civico di denunciare cosa succede a Barcellona. Certo, ripeto, io sono funzionario in un altro comune dove le posso tranquillamente affermare che il sistema degli interessi... Scusi, dove funziona? Al comune di Milazzo. Un comune limitrofo, ma il sistema degli interessi, ripeto, che abbiamo visto... Lei ha conoscenza dell'operazione Ponente, lei ha conoscenza che al sindaco italiano ancora non siamo riusciti a trovare un fascicolo dentro a Barcellona, lei ha conoscenza che il nostro collega chiedeva 50.000 euro per fare... Dai! Cosa vuol dire questo? Cioè, Gianfranco, ti posso garantire che questi problemi qua non ci sono. Allora, volevo soltanto, a me quello che sembra importante sottolineare, lo dico rispetto ai colleghi della stampa, io trovo gravissimo e paradossale che il lavoro che è stato fatto da associazioni e da anche corrispondenti locali, non eravamo tenuti a fare, che tra l'altro hanno avuto un'enorme difficoltà, come vi è stato raccontato, di accesso agli atti, non sia stato fatto, è stato fatto con estremo ritardo da quelle strutture che avevano tutte le condizioni. Io credo che questo, già quando parlavamo del problema delle elezioni amministrative di Barcellona, il problema si pone, per cui ecco il senso della conferenza stampa, il senso di chiedere assolutamente, se abbiamo provato noi con i nostri miseri mezzi, che il dominus di questa operazione mafiosa, che pertanto c'è stata molto più
di una pressione, ma c'è stato proprio il disegno reale. Crediamo che ci siano tutte le condizioni perché la Commissione, in tempi rapidissimi, proprio per evitare che si arrivi fuori tempo massimo, che pertanto l'amministrazione si sciolga di morte sua e si arrivi regolarmente alle elezioni amministrative, ha tutte le condizioni per poter presentare un rapporto di dicono. Siccome esiste personalmente ho una contezza dei fatti di gran lunga superiore, senza offesa ad alcuno, in questa sede. Allora, siccome lei sa cos'è l'effetto Fondi, no? Tecnicamente l'effetto Fondi è un'indicazione specifica nazionale già qua dal precedente governo, più o meno nelle stesse identiche condizioni, anche se più amplificata con commissioni di mare. L'indirizzo probabilmente dell'effetto Fondi permetterà di arrivare comunque ad una elezione amministrativa senza andare a effettivamente commissariare a Barcellona fino al 2013 abbondante, siccome secondo me è già successo in Calabria, l'idea anche di tutti, non è né destra né di sinistra, è di andare alle elezioni in tranquillità, non creando la guerra civile. Domanda, secondo voi c'è il rischio dell'effetto Fondi? Gianfranco, il rischio c'è. Non lo dico a te, lo dico al funzionario. Rispondo io se è possibile. Io le ricordo che noi siamo un'associazione antimafia, non siamo organi istituzionali né magistratura né commissione, noi stiamo facendo, non dipende da noi, noi stiamo facendo, stiamo cercando di accelerare questa, di dare il nostro contributo affinché la commissione di indagine nominata dal ministro dell'interno possa esaurire il suo compito al più presto possibile. Ma voi sapete che ce l'ho fatto. Poi ognuno si assume la propria responsabilità. Noi ce ne siamo assunti. Allora, abbiamo solo due nomi su tre. Sapete che il secondo nome è imputato alla Catania per un concorso? Voi sapete che c'era lo spoglio, non è la persona più indicata per far parte di una commissione di questo tipo, avendo lui un problema con l'ex procuratore di Campino. In questo modo ognuno si assume le proprie responsabilità. Sì, si assume le proprie responsabilità. E dico, ma allora, secondo questo principio allora siamo l'associazione. Non è la commissione adatta per ricevere quello che si intende, giusto il suo punto di vista. Io gradirei avere anche noi dal 2006, Gianfranco, è dal 2006 che poniamo il problema che è stata sospesa qualsiasi elemento di democrazia reale e sostanziale su Barcellona Pozzuoli. No, ma la Lega si è messo d'accordo con la finanziaria arrivando al punto del no all'accesso. Lo abbiamo detto e ripetuto. Allora, il problema politico oggi è questo. Vogliamo continuare a tenere in, non in sospensione, ma di cancellare qualsiasi elemento. Allora, ognuno poi si assume le sue responsabilità. Se le assumono, le forze politiche, se le assumono le forze sindacali, se le assumono le forze sociali, se le assume la stampa, perché anche su questo si assume anche la stampa. Allora, perché considerando che su Milazzo Barcellona, lui fa sicura le orecchie, ci sono Di Paola e il signor avvocato ha detto stampa di Milazzo, mille miliardi per mezzo di cose, perché resta solo Orlando, che è in gravissima difficoltà, ho parlato di questa vicenda ieri. Il problema è la stampa. Allora la domanda è, gli altri due organi di informazione, uno non esiste più perché la Sicilia si è sparata in faccia da tanto tempo, resta il giornale Sicilia. Chi accende i riflettori su Barcellona? Noi li stiamo accendendo con il nostro compito. Noi stiamo facendo la nostra parte. Non ognuno è semplice fare questa parte, glielo posso assicurare. Ognuno deve fare la sua, stiamo facendo la nostra parte senza risparmiarci e senza fare proclami. Abbiamo fatto semplicemente, ma il semplicemente è un eufemismo, un lavoro di studio e di ricerca di documentazione. Riteniamo di averlo fatto seriamente e cerchiamo di portarlo fino in fondo questo lavoro. Avete altre domande, signori? Diciamo che preferirei farle direttamente in camera, perché comunque si tratta di... Gianfranco sicuramente conosce magari nello specifico più dettagli su determinati... no? Però è anche vero che è un rito che bisogna raccogliere chi vuole, comunque per far sentire in difficoltà magari gli altri, qualcuno che ne sa anche più di noi, ma si deve sentirsi messo in causa. Poi è chiaro che io quanto sono tecnico, sono cose già passate, faccio queste cose da qualche giorno, vi posso assicurare che se già quando bisognava fare l'accesso. Non è incontro tendenza a quello che vogliono fare loro. Assolutamente no, ma mi sembra una cosa talmente che vi posso dire, lei in giro morti. E mi resta questo perplesso, noi che stiamo parlando del comune di Condro, stiamo parlando di un posto, cioè contiguo, c'è la signora di Milazzo, non sa cosa accade a Barcellona e come ha funzionato fino a ieri. Ma stiamo parlando di cose, ma quante
cose tutti le sanno, nessuno le fa, nessuno le scrive, e nessuno dà spazio allora, a cose che si dicono. No, non è così. Ma cosa porta questa considerazione? Porta una considerazione che io, come ho già detto ad Antonio, andiamo a Reggio Calabria a cercare di individuare un'attività frenante della Procura di Barcellona, abbiamo un contenzioso giudiziario a Reggio Calabria, tempo 8 mesi, riusciremo ad avere qualcosa di più concreto che porta all'azzeramento politico di Barcellona. Il discorso è finora solo amministrativo, il giudice deciderà che è un discorso della... perché noi ci siamo passati, tra l'altro lui in questo momento è esperto di PRG e la risposta sarà sempre il tribunale amministrativo CGA. Quando noi non abbiamo accesso a carte giudiziarie, siamo obiettivamente, mi sembra, il bambino di... che ti sento sul rito. Io non chiedo assolutamente. Noi come associazione di madre di Italia, intanto noi siamo tutti dei volontari, ascolta, ti faccio finire un attimo. Il nostro è un impegno civile. Noi ci siamo occupati di Barcellona, ci stiamo occupando di Milazzo, ci siamo occupati delle frequenze TV, perché... No, le dico questo, ci siamo occupati delle frequenze TV, ci siamo occupati con l'avvocato La Rosa ci assumiamo le nostre responsabilità, oggi stiamo parlando di Barcellona, domani vorrebbe io ho bisogno da giurista di giudiziare di andare a Reggio Calabria per potermi un contenzioso, considerando che il procuratore nativo di Barcellona è super indagato, super vero, perché vai a Reggio immediatamente, arrivo io rosso sotto Ferragosto. Se non riuscite ad uscire, come succede a Messina, da questo equivoco, occorrono fatti concreti, il concreto non è denunciare il PRG, rimestare. Il fatto concreto è ci sono connivenze a, come sappiamo, al 2001, ieri al signor Colonnello Dominizio ha detto, sa, lei non... a qualcun altro, trovavamo il procuratore che scriveva libri di pesce, il problema di Barcellona, che il procuratore di Barcellona fino a qualche giorno fa si chiamava Sisch, e allora se quello scrive libri di pesce, si pesce spada, è probabile che sia stato insabbiato il mondo, poi, siccome penso di saperne molto più di voi per quanto riguarda Pio Cattafi, avendo cominciato a scrivermene quando si parlava dell'autosalone, allora direi, però per troppo tempo Pio Cattafi è ritornato pulito, è tornato a fare l'avvocato, infatti gli ho chiesto lo stesso quando rientra a Barcellona dal Galo, 1999, in quel periodo essendo ricordato pulito. Allora, fatti concreti, questo è il nostro fatto concreto su questa vicenda, che abbiamo prodotto noi, con le nostre forze e le nostre responsabilità. A me non piace perché... Tutto qua. Io non ho detto che non mi piace, signora, non mi metta in bocca, io le sto dicendo che il suo è il comportamento del genere, occorre il passo più importante, per me. Ok? E io dico alla persona che, informata sui fatti, sentita sua mera informazione, che a Reggio ha depositato centinaia di pagine contro Pio Cattafi, a Reggio la procura, no qua! Le dico, aumentate il passo, voglio dirvi questo, aumentate il passo! Senza valle, noi riteniamo di avere fatto il nostro dovere e che probabilmente si potrà pure fare di più. E non è detto che non facciamo di più, però lei non mi dica che noi non abbiamo fatto niente. Noi abbiamo fatto il nostro dovere, lo abbiamo fatto fino in fondo, vedremo cosa fare di più per andare avanti in questa vicenda. Credo che il suo comportamento non aiuta. No, comunque, allora, una cosa importante, quello che abbiamo fatto è un lavoro in cui, e che da oggi è pubblico significa che non è soltanto accessibile, io penso che tutti gli elenchi delle violazioni gravissime che dimostrano che non c'è stata soltanto una compresenza mafiosa nella gestione, ma che c'è stato, che tutta questa operazione dimostra che c'è la criminalità organizzata ed è pertanto sufficiente, anzi più che sufficiente, perché il prefetto invia al Ministero degli Interni una relazione in cui si chiede formalmente lo scioglimento anticipato dell'amministrazione comunale di Barcellona e ovviamente decideranno poi il commissariato. Questo è l'aspetto. Sull'altra questione, allora, tutta quella serie di elementi pongono un problema politico che è quello che diciamo, che già esiste una sospensione di democrazia già verificatasi 5 anni fa con una relazione pesantissima che elencava tutta una serie di fatti. Io vorrei vedere, cioè esiste ormai una biografia enorme di comuni sciolti per mafia, per vedere le relazioni, come mai si vede per molto meno, si è congelato una volta, crediamo che ci sono... Un'operazione firmata Anna Finocchiaro, Mimmo La Via ha bloccato quello che oggi chiede l'ordine, quindi o si è più forte di qualche anno fa, o perdiamo tempo. Quello che
che chiediamo oggi, cioè Franco, quello che chiediamo oggi alle forze politiche, alle forze sociali, ai sindacati, ai media, è di monitorare. La forza si costruisce sul territorio, mi deve scusare. La forza si costruisce anche con la collaborazione della stampa. Dico, siamo qui anche per questo, siamo qui per dare un po' di forza a questo esposto che è rimasto fino ad ora. Se ci sono altre domande? Io so proprio una cosa perché all'inizio non c'ero. L'esposto quando l'avete presentato, l'avete presentato alla Comunità di Messina? No, no, abbiamo presentato al prefetto di Messina e alla Procura della Repubblica di Barcellona il 4 gennaio del 2011. Tu mi pare eri presente al nostro convegno, mi ricordo male? No, non c'ero. Quindi sostanzialmente voi oggi chiedete intanto di essere, voi avete chiesto un'audizione? No, non abbiamo chiesto, stiamo chiedendo di allora. Comunque offrire una collaborazione, offriamo la collaborazione, sarà difficile che si accetti una nostra collaborazione se loro vorranno. Dico, poi tecnicamente è così, la commissione farà il suo lavoro, ma è proprio perché siano considerate le cose che noi diciamo che a questo punto usciamo dalla riservatezza e lo rendiamo pubblico. Avendo presentato l'esposto al prefetto, dico, credo che comunque la commissione dovrebbe acquisirlo automaticamente perché dovrebbe avercelo agli atti, ma a noi non basta chiaramente che ce l'abbia la commissione, anche qui sono state dette le cose che noi abbiamo valutato, perché noi vogliamo che sia pubblico, noi vogliamo creare una sorta di pressione su quello che noi abbiamo detto e su quello che noi abbiamo fatto, pressione positiva chiaramente, pressione civile positiva. Sono questi gli strumenti che abbiamo. Da quello che credo, non voglio andare al voto in questa condizione al 2012 su sovrapposizione di inquinamento mafioso per andare al commissariamento e arrivare non prima di metà del 2013. Penso che il succo dal punto di vista politico, di diffusione, sia questo. Altrimenti... Perché ci sono due ordini di motivi, Gianfranco. Il primo motivo è di democrazia. Cioè andare e si vota in democrazia quando c'è la trasparenza, quando c'è la possibilità. A Barcellona. E allora evidentemente noi siamo convinti, questo è un fatto, però dico, non è una la valutazione politica nostra è a priori. Oggi abbiamo presentato e mettiamo a disposizione di tutti, dei cittadini, forse cioè, una serie di elementi che lo provano, che non è una valutazione politica, che c'è una sospensione e che c'è una, cioè che la cosa pubblica a Barcellona, Pozzo di Gotto, si chiama Rosario Cattani. Se accettiamo questo principio, allora. Questo è il primo aspetto. Secondo aspetto... No, si accetta il principio che questo non si possa cambiare. E allora il punto qual è? Certo, un periodo di amministrazione straordinaria avrà le sue grandi difficoltà e non è detto che ci riesca, però non ci dobbiamo provare. E comunque si azzera un processo storico, sociale... Questa è una proposizione, cioè meglio l'amministrazione straordinaria per 2 anni a Barcellona che copia Platì, Sanluca e tutto il resto, e provare con uomini esterni di andare a fare pulizia. Finora è fallita. Detto sinceramente, oggi dovremmo trovare un accesso diverso. Accesso diverso. L'unico strumento legislativo è questo. Forse secondo me c'è un equivoco di fondo. Io parlo su basi maturate, su piano tecnico. Su come? Ma io parlo su 35 amministrazioni. Ho scritto qualche giorno fa di come in Italia ci sia stata la suddivisione. Come è avvenuta in tutta Italia numericamente il commissariamento per parti di mafia, alla fine i numeri sono numeri e noi su Messina abbiamo, cioè proprio è un discorso fatto. Allora, siccome 35 esperienze diverse mi dicono cosa poi accade, qui fa l'avvocato e sa benissimo, ci vuole, quando è il momento opportuno io dovrò andare a fare l'accesso o come lo blocco. Siccome è stato bloccato Cristaldi, perché per chi non lo sapesse, Cristaldi è un uomo oggi nella TIA dopo essere andato a Milano. C'è gente che dopo aver cercato di azzerare Barcellona no, ha perso gradi, carriera, non è diventato capocentro. Il problema è Barcellona, non è solo Pio Cattani. Oggi certifichiamo Pio Cattani, ma porco mondo, mafiosa, Barcellona lo è dal procuratore di prima, oggi lo è di Barcellona. Quindi tornare indietro al 2001 perché era stato fatto. Cisci, era abituato. Ok, d'accordo, aveva un solo procuratore. Al cambio, tra l'altro, porco mondo, l'unico procuratore che c'è è indagato davanti al DUP a Reggio Calabria per falso. Allora, Barcellona, purtroppo, in questo...
questo momento non vedo la mia riuscita se non quella di una grandissima forzatura. Costi quel che costi, con i morti per la strada, metaforici o meno. Se no, abbaiamo e raiamo alla luna il passaggio di Barcellona, altro che fondi. Quando io dico fondi, significa perché fondi l'Italia lo sa, perché su fondi esiste un'apertura televisiva. Su Barcellona, apertura televisiva, pur avendo giornalisti super, perché tolto l'uomo che ha inventato le notizie dell'alluvione sulla RAI perché è rimasto coinvolto Alosi, poi abbiamo Emilio Fede, buono, qualche altro giornalista che non serve a niente. Per questo dico, il gruppo nasce all'interno del nostro gruppo di lavoro, perché se io non denuncio, giusto? A poi non lo sa cosa vuol dire. Allora, dico, aumentiamo il passo, ma facciamo come a Messina, noi facciamo la politica all'interno della struttura del Consiglio e poi dal giudice ci devo andare io, ci deve andare lui. Io non ci posso andare, non ho titolo, che sono giudice terzo. Ma mi scusi, noi stiamo facendo proprio questo. Cioè, ascolta, noi quando abbiamo presentato l'esposto, non sapevamo che da lì a qualche mese, ascolti, che da lì a qualche mese la DDA di Messina avrebbe sequestrato 9 milioni di euro. 4 gennaio 2000. Oggi siamo a gennaio, è passato un anno, dico chi ha il fascismo, voi mi rispondete, dico io. Adesso, noi adesso ascolti, noi non sapevamo che la DDA di non Messina. A gennaio non potevamo, non sapevamo che poi da lì a qualche mese sarebbe successo questo fatto, non sapevamo che a novembre il ministro dell'interno Rosanna Cancellieri avrebbe firmato il decreto di commissione di Sanci. Oggi che ci eravamo posti quando abbiamo presentato per nostre, proprio per eccesso di diligenza, ci eravamo posti la concessione del silenzio per far lavorare la procura e per far lavorare il prefetto di silenzio. Oggi, alla luce di questi due fatti, che sono importanti sicuramente, a cosa porteranno non lo sappiamo, ma comunque sono fatti che sono successi e che sono importanti. Allora noi abbiamo fatto un passo nuovo in più, quello di questa conferenza stampa è la la messa in rete, la conoscenza del nostro, la pubblicizzazione del nostro esposto con tutte le nostre deduzioni. Questo è l'altro passo che stiamo facendo. A me non va assolutamente di personalizzare le questioni, assolutamente, però per questa vicenda vorrei ricordare ai colleghi che ci sono due procedimenti civili nei miei confronti e per i direttori di alcune testate internet, non a caso, prese a caso, che hanno avuto la sventura di voler pubblicare quello che avevo scritto sulla vicenda di Barcellona, Pozzo di Cotto, del piano regolatore, del parco commerciale, eccetera. E sotto il banco ci sono altre questioni che comunque... Allora, di fronte a questo, cioè... Questo abbiamo fatto, questo possiamo fare in una situazione in cui... Sempre per allertare il personale, Travaglio non può intervenire sulla vicenda, dovrebbe essere stato quattro volte allertato perché ha due procedimenti civili pendenti, la vuole parte no. È il procuratore di Messina, è Barcellona, che si chiama Cassare. Scusate, noi che più o meno ci muoviamo in questo ambito, la risposta di Travaglio è ci sono, non solo, porterà a fallimento l'unità, perché ha scritto sull'unità, ha scritto ma Cassare è un mafioso, non c'è l'atto giudiziario perché al limite una mezza assoluzione che doveva trovare è un atto civile, io ho detto concretamente è fottuto, perché purtroppo la votazione del CSM ha statuito con una spaccatura clamorosa tripla, ha statuito che Cassata ha dei problemi, ma per loro può fare il procuratore a Messina. Quando le carte arrivano al ROS, il ROS arriva a Messina e non l'ha arrestato solo perché è un procuratore, ma è intervenuta nel mese di agosto, eravamo in ferie. È avvenuto in un giorno in cui non c'era un solo cronista a Messina, perché è pur sempre il procuratore della Repubblica. Io ho un procedimento aperto al CSM per, come diciamo, quando ho attaccato i giudici, tra l'altro ha legittimato il distretto giudiziario di Catania. Penso di sapere come funziona, so benissimo quello che dice tu. Il problema è il nostro rischio è il civile. Però, viva Dio, bisogna anche trovare i giornali giusti, perché noi non lo stiamo chiedendo a loro, non lo stiamo chiedendo neanche al giornale Sicilia, ma non perché sono paraculi. Perché là finisce, possono ricevere. Cioè, il magistrato non chiede come l'uomo civile della strada 50.000 euro, 80.000 euro, il magistrato parla da 1 milione di euro. Due, vero? Due. Allora, noi dall'altra parte abbiamo un problema. Io sono l'unico non querelato dal giudice Cassata, gli altri sono stati tutti querelati, e hanno un problema. 5, 7, 8, 10 milioni di euro. Quando voi dite alla stampa che va in forza, la stampa è stata condannata per aver scritto che un giudice, ed è stata la signora Pagliaro sul Corriere della Sera, è stata arrestata. Il giudice ha stabilito che per un giudice non si scrive così. A distanza di 18 anni non sappiamo come si deve trattare un giudice. Io posso avere la forza, ma non ce l'ho sempre, di avere un giornale indipendente che
su Barcellona ha scritto di tutto e di più. Purtroppo il giornale non può entrare a Messina perché l'accordo con Toscano e con il resto non lo prevede. Io ho già scritto queste cose per arrivare molti anni fa su Pio Cattafi, però mi hanno riso in faccia e in procura a Barcellona ci sono stati dei problemi. Noi addirittura ripartiamo dall'atto amministrativo, noi dobbiamo individuare il concorso esterno di tutti i componenti, il consiglio di quel giorno, perché quando voi venite accusati di avvelenare i pozzi si fa querela. Arrivano gli inviati ai giornali nazionali e se ne parla. Ma finora non mi pare che su Barcellona ci sono attenzioni su Barcellona secondo voi? Quando però scopriranno a Milano che si tratta del famoso Pio Cattafi, qualcuno si ricorderà degli anziani Via Salomone, di Pietro Commissario, guardate quanto tempo. Dobbiamo tornare a prima di Tangentopoli. Quest'uomo ha riformato Barcellona, ma a Barcellona che hanno fatto? Andavano ad andare a Caldera. Ci sono altre domande? Io risposto non ce la farei a se mi date il giudizio. Questo è il discorso che non fa. È un esposto.